Buongiorno ragazzi, per chi volesse sostenere questo canale, ripeto, si può fare gratis iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina. Non è successo niente di grave, anche perché ora abbiamo la Supercoppa, poi dopo abbiamo la Champions e poi c'è il proseguo del campionato. Ragazzi, io lo sapete, spesso risulto uno magari un po' troppo duro nelle analisi o nelle valutazioni. Ma questa politica dell'INPS deve finire, perché con la politica dell'INPS non vai da nessuna parte. Cioè, la partita di ieri, Bologna non fa quasi nulla, ha solo un merito, come ho detto ieri sera nel video, ovvero sia quello di reggere all'angolo di incassare per 115 minuti, perché l'Inter non meritava assolutissimamente di perdere. Però poi dopo ci sono stati degli errori di stanchezza. Ci sono 35enni, 36enni che sono costretti a giocare anche in Coppa Italia. Mi riferisco a Acerbi, che è sempre stato monumentale, al signor Darmian, altrettanto monumentale. Non puoi far riposare nemmeno i 35enni in Coppa Italia. Ma perché questo? Perché è una rosa gonfiata da nomi inutili che si voleva far passare per difendere il cinese da super rosa. C'era anche chi parlava di triplete, quello che mette le maglie alla caldaia, no? Quello che mette le maglie alla caldaia parlava di triplete, infatti parla di triplete lui e si va fuori subito dalla Coppa Italia. L'errore di Acerbi su Zigze, no? Che Zigze, chi segue questo canale, questo è un nome che ha sentito 3 mesi fa. Zigze, chi era Zigze? Ora l'hai visto chi è Zigze? Per l'amor di Dio, non sarà il nuovo Maradona, ma quel ragazzo è forte, infatti molto probabilmente se lo riprende il Bayern a 40 milioni. Acerbi, Zigze fa un tunnel e poi dopo da lì ne scaturisce il gol. Acerbi fa un errore di leggerezza, ma soprattutto fa un errore perché un ragazzo del 1988 che gioca tutte le partite aveva già sulle gambe circa 115 minuti. Zigze è un ragazzo di 20 anni che era entrato da un quarto d'ora, quindi capirai la differenza, no? Perché un 36enne che gioca 115 minuti, che si ritrova ad affrontare un peperino del genere, secondo me Acerbi su quella palla va con stanchezza, ci va con leggerezza, Zigze gli fa il tunnel e da lì nasce tutto. Perché questa politica dell'INPS, dell'RSA, deve finire. Perché quest'anno, io te l'ho sempre detto, è una rosa gonfiata su cui puoi fare affidamento 14-15 giocatori, non di più. Non ti porta da nessuna parte, perché anche a livello atletico questi andavano fino al 120esimo. Non puoi riempire l'Inter, la squadra più vecchia d'Italia, tra le 5-6 più vecchie d'Europa, nonostante tutto, a differenza del cinese che è scappato. A me questa squadra rappresenta, io mi sento rappresentato in tutto, per spirito di sacrificio, professionalità, per quello che lasciano sul campo, fino all'ultima goccia di sudore. Ma ci sono dei giocatori che fanno ridere, tipo Arnautovic, Sanchez, e tanti altri che non voglio fare i nomi. Questa è una rosa gonfiata di giocatori bolliti. Perché te non puoi far prendere al Bologna Zirkzee a 8 milioni e prenderti Arnautovic a 10. Perché alla fine qui si dà tutti addosso ai cinesi, ma anche a livello tecnico, ragazzi, non pensate siano perfetti anche loro, Tutti si sbagliano. Ieri ci sono stati anche degli errori gestionali da parte di Inzaghi. Lautaro Martinez si tocca, ti dico come la penso io. Io non ho la verità in tasca. Lautaro Martinez si tocca, qua l'adduttore ha male. Guarda in giro, con la se, che poi già io l'avevo visto perché correva a testa bassa, cioè capito, correva a vuoto. Già me ne ero accorto che era cotto e stanco Lautaro Martinez. Anche lui non le può giocare tutte. E noi davanti abbiamo solo due attaccanti. Cose dette, ridette, ridette. Perché la scelta INPS-RSA che quest'anno è stata fatta davanti è vergognosa. Te non puoi prendere due 35enni bolliti nell'Inter. Ne vuoi prendere uno? Tieni Pio Esposito, tieni un giovane, ma non puoi prendere due bolliti di 35 anni che tra l'altro non ho nulla contro i ragazzi, io, ma che tra l'altro vanno ancora in nazionale questi due.
Te lo sto dicendo da 2 mesi. Ora sono tutti incazzati perché non ci sono giocatori. Sono 2 mesi e te lo dico. Dov'è questa super rosa? Dov'è? Finisce il giochino dei vecchi, lo capisci o no? Che il giochino dei 34enni a parametro zero finisce. Servono investimenti, servono soldi. L'hai visto Fabian ieri? Io te lo sto dicendo da 1 mese. Quello va riportato all'Inter. L'hai visto Fabian? L'hai sacrificato per Arnautovic, 5 milioni al Bologna. Se lo rivuoi, 15, grazie. O 12, quelli che sono. Non vai da nessuna parte con questa politica. Questi instant team hanno rotto i coglioni perché noi siamo l'Inter. Ve ne dovete andare tutti. Serve un progetto, non si può andare avanti con l'RSA. Ti dico come la vedo io. Inzaghi fa degli errori gestionali. Lautaro non vuole uscire. Lo chiami, Inzaghi. Lo sai, io l'ho ammesso, ti ho criticato troppo. Sei stato bravissimo fino ad ora. Non vuole uscire, lo chiami, vieni fuori. Mentre decide lui. Il rigore non lo deve battere lui il rigore. Ha dei problemi a battere i rigori. Lautaro è fuori classe, ma ha dei problemi con i rigori. Perché gli fai battere il rigore a lui? Fallo battere a un altro, un po' più di personalità, Inzaghino. Perché stai andando bene quest'anno, non ti si può dire nulla. Fuori dalla Coppa Italia, non è un dramma. Perché è una partita strana, ripeto, il Bologna ha solo il merito di resistere alle orde per 110 minuti. Poi parte con le riserve, ma mia tante riserve, 6-7 erano titolari, poi mette gli altri 3-4 titolari. Ragazzi giovani che corrono, freschi, hanno avuto più tempo per preparare questa partita e è andata come è andata, pazienza. Zigzé per la seconda volta manda tutta la difesa dell'Inter al mare, perché anche all'andata li mandò tutti a destra. Tutta la difesa a destra fece spostare Zizé con una finta. Lui va sulla sinistra, tira e fa gol. Ieri manda al mare Acerbi, tunnel, in contropiede e gol. Mi rimette dentro una palla di tacco incredibile. Cioè, l'ha vinta da solo Zizé ieri la partita, ragazzi. Parliamoci chiaro. Questa rosa, noi bisogna fare come faceva Parrucca, Conte. Questa rosa, Supercoppa ora. Poi dopo c'è la Champions League, poi riprende il campionato. Noi con questa rosa, anziana, anziana, ma di giocatori che io stimo tantissimo. Possiamo giocare se vogliamo vincere lo scudetto. Secondo me possiamo giocare una volta a settimana. Perché giocava Conte una volta a settimana, una squadra molto più forte e molto più giovane. Noi, te lo dico subito, questa rosa qui non era né attrezzata per le 3 competizioni, ma non lo è nemmeno per 2. Questa rosa qui è attrezzata per dire la nostra e per provare a vincere la seconda stella. Ma non è assolutissimamente una rosa, e meno male, buongiorno a tutti perché molti di voi si sono svegliati. Non è una rosa che può reggere anche il doppio impegno Champions Campionato perché hai 2 attaccanti. Dove vuoi andare, Onicinese? Dove? Non lo so dove. Dove vai, ogni 35enni? Ti va bene un anno, due, poi dove vai? Dove vuoi andare? Lo vedi, c'hai 2 attaccanti, ma di cosa ragioni? Ci sono 2 attaccanti rossani, ma e uno c'ha anche un affaticamento. Di cosa vuoi ragionare? Ma quale Champions e campionato? Ma ringrazi Dio se con questa rosa a zero, anche quest'anno, senza mercato, puoi combattere per il campionato, che ancora c'hai 5-6 giocatori buoni giovani. Ma di cosa ragioni? Ciao, Inter.